Gli accessi da San Silvestro, zona sud di Pescara, e da Via Tirino, zona ovest, verranno presto controllati grazie a un sistema di videosorveglianza intelligente. 4 le apparecchiature che vigileranno su chi entra e chi esce, permettendone la tracciabilità grazie alla lettura della targa. La prima installazione riguarderà Via Tirino e poi Via Nazionale Adriatica Sud. Pescara, città sempre più smart, anche per la sicurezza. È di mercoledì scorso la delibera di giunta che di fatto ha approvato l'acquisto delle apparecchiature che verranno installate nella zona nord, da Via Nazionale Adriatica a Viale Riviera, ma passando per lo stradone fino ad arrivare a Via Caravaggio. In città ci sono altri 11 dispositivi in grado di rilevare la targa del veicolo e per le scuole medie, la Rossetti, la Tinozzi, la Benedetto Croce, la Carducci, la Statale Foscolo, il Comune è in attesa di autorizzazione. Pescara crede molto, la nostra città, la nostra amministrazione, che le telecamere siano fondamentali per avere un'attività di controllo. E i dati ce ne danno ragione perché sia in un'ottica di prevenzione ma soprattutto in un'ottica, come ci dicono le forze dell'ordine, anche di attività di polizia giudiziaria, perché avere le telecamere con altissima definizione consente di svolgere velocemente un'attività anche di vigilanza, attività giudiziaria. Diciamo che ricordiamo che Pescara ha già investito oltre 1,5 milioni per il grande progetto, quest'anno queste 25.000 euro si vanno a sommare anche altre risorse per qualche centinaio di migliaia di euro che abbiamo già fatto per integrare anche altre zone. Quindi la volontà dell'amministrazione, come abbiamo detto più volte, non fermarci ma continuare a investire perché riteniamo che sia importante in tal senso. E se Pescara può contare su 332 sistemi di sorveglianza funzionanti, a Montesilvano le videocamere attive sono solo 34 e sono posizionate nei pressi dei plessi scolastici. Sono un centinaio le telecamere che hanno bisogno di manutenzione straordinaria, in pratica obsolete da riconvertire. Il Comune ha a disposizione attualmente 80.000 euro, ma un finanziamento di altri 56.000 euro dal Ministero dell'Interno. Insomma, la sicurezza all'interno dell'area metropolitana presenta i suoi gap. Intanto si potrebbe ipotizzare il ripristino di una sorveglianza almeno a ridosso del fiume Saline. Un buon inizio, ma con una tabella di marcia decisamente alta.